Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione, un altro insegnamento. E siamo fuori oggi. Prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre. Yahweh Bahashem, Yahweh Shai Bahashem Rukakudash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala sparsi nei quattro punti della terra, facendo sì che questa verità possa arrivare dappertutto e anche a coloro che con sincerità cercano la verità. Shalom. E vogliamo parlare un po' di storia oggi, toccando un po' la stirpe malvagia di cui parliamo sempre. Noi siamo qui a profetizzare la caduta di questo sistema, di questo regno qui, soprattutto la caduta di America, che è la Gran Babilonia. America è la Babilonia di oggi, scritto nelle scritture, e siamo qui a profetizzare la sua caduta, il sistema in generale, il sistema del regno dell'uomo, del così chiamato l'uomo bianco, che non è altro che l'uomo rosso, non è un uomo bianco, ok? E perdonatemi un attimo che collego Wi-Fi. Allora, che non me lo fa? Ecco. E come sapete, i veri figli di Yasharala sono i così chiamati negri, nativi americani e i latini. Questi sono i veri figli di Israele. E coloro che si dichiarano di essere israeliti di giorno d'oggi sappiamo che non sono altro che impositori, non sono i veri figli di Israele, ok? E come sapete, un po' della storia, Israele è stato sparso in tutta la faccia della terra, si sono miscolati con tutte le stirpe di questo mondo e sono diventate anzi come delle nazioni dove sono stati residenti. Perciò abbiamo israeliti di diversi colori a giorno d'oggi, ok? E aspettiamo il nostro Messia, che è il figlio del Padre, suo nome è Yahweh Shai, colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù. Suo nome non è Gesù, il suo nome è Yahweh Shai. Aspettiamo che torni a salvarci, a rendere di nuovo questo regno nelle mani dei santi. E sappiamo attraverso lo Spirito che i malvagi regnano su questo regno, attraverso le scritture. E dunque andiamo a leggere questa parabola molto bellissima che ha fatto Yahweh Shai. E questa parabola è molto profonda, parla di tante cose nascoste. E leggiamo dal libro di Luca 16, libro di Luca capitolo 16 versetto 19 inizio. Versetto 19 dice: or v'era un uomo ricco, il quale vestiva porpora e biso. Se andate a guardare, il colore porpora significa potere, ok? Comando. All'epoca coloro che si vestivano di color porpora sono, diciamo, coloro che comandano, i ricchi, ok? E infatti se guardate anche oggi, prendiamo il Vaticano, spesso il falso profeta lì si veste di porpora, anzi molto spesso.
e sappiamo dunque che non hanno la verità, è una setta satanica, sappiamo. Sappiamo che non fanno la volontà del padre Yahweh, fanno la volontà dell'avversario, Satana, che loro sono i figli di Satana. Ok, andiamo avanti. E dice: orvera un uomo ricco, orvera un uomo ricco. C'era un uomo ricco, il quale vestiva porpora e biso, ed ogni giorno godeva splendidamente. Andiamo a vedere un'altra versione più facile da leggere. Bene, questa è la nuova riveduta 2006. Dice: c'era un uomo ricco che si vestiva di porpora e di biso e ogni giorno si divertiva splendidamente. Questo uomo ricco rappresenta coloro che stanno governando il giorno d'oggi, ok? Rappresenta il così chiamato l'uomo bianco. Loro vivono splendidamente, sono ricchi, ok? Sono ricchi dai lutti che hanno fatto in diverse parti del mondo. E come sappiamo attraverso la storia, non hanno fatto altro che lottare in diversi paesi. Così sono diventati ricchi, buongiorno. Ok? E loro non hanno la verità, governano in malvagità. La terra dei Ruben, dei Gad, così chiamato America, è stato chiamato dietro il nome di un uomo, in così chiamato uomo bianco, ok? Amerigo Vespucci. Sono andati lì, hanno massacrato i padroni di quella terra, che sono i così chiamati nativi americani, che sono figli di Israele, e abbiamo il racconto del loro tragitto nel secondo libro di Esdra, ok? Hanno fatto un bel massacro, hanno lottato la ricchezza che avevano. Dal 60 e 70 avanti Cristo, dopo Cristo, sono andati anche a Gerusalemme, hanno fatto la stessa cosa, hanno saccheggiato il Tempio, hanno preso tutto l'oro che potevano trovare, che era pieno di oro, hanno saccheggiato, hanno preso uomini, schiavi, e questa è la vera ricchezza, avere uomini come schiavi, ok? Ti fanno tutto senza pagamento, questa è una ricchezza, è proprio la vera ricchezza. Infatti, quando si dice la parola benedire, ok? Se si va nelle radici di quella parola, vuol dire prostrarsi davanti a qualcuno. Perciò si dice che sei benedetto, vuol dire che c'è gente che si inchinano davanti a te, ok? E noi sappiamo che al così chiamato l'uomo bianco di giorno oggi, a tutto il popolo della terra che si inchinano davanti a lui, lo prendono come un punto di riferimento. E hanno fatto la stessa cosa sulla terra di così chiamato Africa, che all'epoca si chiamava Etiopia, è stato saccheggiato da un comandante italiano conosciuto come Leo Scipione Africanus, ok? Hanno saccheggiato, hanno preso schiavi, la gente, e così in via. Questa parabola rappresenta questi uomini bianchi, sono loro, i così chiamati uomini bianchi, che stanno governando il giorno d'oggi, ok? Loro sono ricchi, ricchi dai lutti che hanno fatto in generale in tutto il mondo. E non finisce lì, sono sempre lì in Iran, in Iraq, e tra poco comunque scatterà qualcosa di previsto dalle scritture, la terza guerra mondiale, che è una grande profezia che stiamo aspettando. Che venga presto questo giorno qui, perché siamo stufi, siamo stanchi di questo regno qui. Andiamo avanti. Ok. Dice: c'era un uomo ricco che si vestiva di porpora e di biso, e ogni giorno si divertiva splendidamente, ok? Loro si divertono, vanno nei posti che noi poveri non possiamo andare, comprano delle cose che noi poveri non possiamo avere, ok? Non hanno problemi davanti ai giudici, hanno più favore che i poveri, che sono i così chiamati negri, nativi americani e latini, che sono i veri figli di Yasharala, i veri figli di Israele, ok?
In America, se guardate America, America è una bella merda proprio. Perdonate il mio francesismo, ok? Stavo guardando appena anche stamattina una lezione che ha fatto un anziano, mi sa, del Chicago, se non sbaglio, l'anziano Amalcama, e lui parlava, c'era questo documentario di, diciamo, una sorta di isola che aveva una famiglia di così chiamati negri, ok, in America. Era proprietà loro per molti anni. Era bellissimo. Che cosa hanno fatto? Li hanno preso a forza questa proprietà, ok? E hanno fatto le leggi affinché loro non potevano acquistare altri pezzi di terra. E così fa l'uomo bianco. Quando i così chiamati negri hanno deciso di crearsi la propria banca, la prima Black Wall Street, la Wall Street che vedete oggi, è iniziato proprio dai negri, dai così chiamati negri. Si chiamava Black Wall Street. Che cosa hanno fatto? Hanno visto che hanno cominciato ad avere soldi, ad essere indipendenti, ok? Sono venuti, li hanno piombato di bombe, uccisi, ok? E hanno preso tutto quello che hanno lavorato tutti quegli anni là. Così ha sempre fatto, così chiamato l'uomo bianco, ok? Lui fa delle cose che gli altri non riescono a fare, perché il padre, Yahweh Hashem, Yahweh Shai, l'ha permesso questo. Questo è il suo regno, è il momento di cui lui deve fare queste cose qui. Il padre l'ha permesso così. Infatti, se leggete il libro di Daniele, capitolo 7, ok? Vi fa capire, ok? Vi fa capire, il padre ha già stabilito coloro che devono regnare su ogni regno, ok? Nei tempi appositi. E dunque, come sappiamo, siamo proprio alla fine del regno di questo uomo, ok? Questa è l'ultima dispensazione, ok? Ma arriveranno i giorni molto più duri di come abbiamo adesso, per provare ognuno di noi, ok? Divertiva splendidamente, questo è il libro di Vangelo di Luca, capitolo 16. Sto leggendo dal versetto 19, ora passo al versetto 20. Un medicante chiamato Lazzaro stava alla sua porta pieno di ulceri, ok? E bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco, ok? Lazzaro rappresenta i veri figli di Yasha'ala, ok? Lazzaro rappresenta i veri figli di Yasha'ala, i poveri, che sono i così chiamati negri, nativi americani e latini, ok? Lui era pieno di ferita dappertutto, povero. Stava sotto il tavolo a questo uomo ricco per prendere le briciole. Non è quello che sta succedendo al giorno d'oggi? Noi stiamo vivendo prendendo le briciole. Anche prima di tutto, questi soldi che stanno dicendo, i veri soldi, non sono questa merda che hanno fatto di carta, ok? I veri soldi sono oro, ok? Sono oro e argento, ok? E altre pietre preziose, ok? Questi sono i veri soldi. E sapete l'inganno che hanno fatto, no? Nella Fort Knox, ok? Che hanno detto a tutti i popoli, questo li hanno fatto, mi sa, nel 1970, una cosa così. Non voglio dire la data perché non mi ricordo di preciso. Hanno chiamato tutto il popolo, gli hanno detto: dateci tutti i vostri oro e argento, noi ve li conserviamo, poi vi diamo una ricevuta, perciò quando avete bisogno tornate con la ricevuta e vi diamo l'oro. Tutto il popolo ha fatto quello che ha detto il governo, no? Sono andati, hanno portato proprio i propri oro e tutto il resto a questi diavoli, no? Hanno preso tutto, li hanno chiuso nella casa forte, li hanno dato, e da là che hanno creato questa ricevuta di carta. Una volta uno poteva portare il proprio banconota e andare a cambiare per oro, ma ora via, non si può più, ok? Perché questo è quello che ha fatto l'uomo bianco. Lui, quando ha bisogno di soldi, lui stampa quelle banconote là, è carta, è nulla. Li stampa
E poi quando andate a prendere, come si chiama, mi mutuo nella banca, non è che vi stanno dando dei soldi, vi mettono i digiti nel conto e basta. E voi poi dovete pagare quello che non c'era e pagare anche interesse. Non vedete che questo uomo è proprio cattivo? È il diavolo. Non dimentichiamo cosa dice il libro di Proverbi. Andiamo a prenderlo. Scusatemi. Proverbi 29:2 dice: quando i retti sono in autorità, quando i giusti sono in autorità, la gente è felice, ok? Ma quando i malvagi sono in autorità, la gente soffre, ok? E questo è un gran indizio per sapere chi sta regnando al giorno d'oggi. Ci sono molte sofferenze, la gente lavora e non arriva a fine mese, ok? Lavori e sei bombardato di tasse da ogni angolo. Lavori per così tanto e poi alla fine prendere così poco. Questo è il regno dei malvagi, ok? Hanno messo questo giogo pesante sulla gente. La gente si suicida, la gente va in depressione e fa tutte le cose. Perciò noi stiamo prendendo i briccioli di questo uomo qui. I veri ricchi, quando li vedete, sapete, sono questa famiglia che si passano da famiglia a famiglia, il così chiamato uomo bianco, che hanno saccheggiato in tutti questi anni qui, tutte le cose che hanno saccheggiato. E dovrei fare anche una lezione riguardo certe famiglie, solo che loro tolleranno questo video qui, mi bloccheranno il canale. C'è la famiglia dei Rothschild, c'è la famiglia dell'Oppenheimer, ok? E questa famiglia sono così grande che sono in Italia, comandano Italia, comandano Belgio, comandano Francia, cioè sono come una piovra, ok? Una piovra con le 8 tentacoli, o come si dice, le mani. E hanno le mani dappertutto, ok? E loro comandano e gestiscono il futuro dei poveri, che sono i veri figli di Yashara, la maggior parte, ok? E questa gente è così tanto malvagio che fanno anche la cattiveria ai loro stessi uguali. Tu, quando sei un po' basso nella loro società, essendo anche un edomita, per loro non vali niente. Infatti ecco perché vogliono sterminare un bel tre quarti della terra con questo veleno che stanno dando, che non sapete cosa è. Non posso nominare il nome se no mi bloccano il canale, ok? Lo fanno apposta per sterminare tutti e avere quei pochi schiavi, ok? Che possono controllare, che hanno tutta la genetica modificata, ok? Ecco perché deve tornare il figlio del padre, Yahweh Shai, colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù. Ecco perché deve tornare a salvarci da questo regno. Questo regno è malvagio, cattivo, ok? E devono andare. Andiamo avanti. E dice: un medicante chiamato Lazzaro stava alla sua porta pieno di ulceri e bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco, e perfino i cani venivano a leccargli le ulceri, ok? Questi cani, che dice, rappresenta tutte le altre nazioni che hanno approfittato dei veri figli di Yasharala, ok? Perché quando i figli di Israele sono andati in schiavitù, tutte queste nazioni e altre nazioni hanno approfittato della schiavitù dei figli del padre Yahweh, ok? E che cosa hanno fatto? Se guardate la Cina, Giappone, ok? Ismaele, che sono gli arabi, hanno approfittato tutti, ok? Così chiamato l'uomo negro diventa lo schiavo di tutti, ok? Ci sono i negri in diverse parti del mondo, ok? Che stanno lavorando ore, 18 ore, 15 ore, per essere pagati nulla, ok?
e non possono dire niente, non possono fare niente. Perché tutte queste altre nazioni hanno approfittato. Ecco, quando torna il figlio del padre, Yahweh Shai, quello che hanno fatto a noi sarà rifatto a loro, ok? Anche loro andranno in schiavitù, non è nulla come la Chiesa dice, perché la Chiesa non dice altro che menzogne, ok? Hanno girato la verità in diversi modi, ok? Il regno dei cieli sarà sempre qui sulla terra e coloro che ci hanno portato in schiavitù fino al giorno d'oggi andranno anche loro in schiavitù, ok? Come dice il libro di Apocalisse, adesso prendiamo scusatemi. Libro di Apocalisse capitolo 13 e 10 dice: coloro che conducono in schiavitù andranno anche loro in schiavitù, coloro che uccidono con la spada saranno uccisi con la spada. Questa è la pazienza dei santi, ok? Questa è la nostra pazienza. Sappiamo che coloro che ci hanno fatto queste cose fino al giorno d'oggi, anche loro verranno ripagati, ma molte volte di più. E tutte queste nazioni che si sono approfittate dei veri figli di Yasharala, anche loro andranno in schiavitù e pagheranno per ogni minima cosa che hanno fatto. I cinesi, i giapponesi, gli indiani, gli arabi e tutte queste nazioni qui pagheranno per ogni cosa che hanno fatto, ok? E non scamperanno mai il giudizio del Padre. Il Padre è giusto, è santo, ok? Andiamo avanti. Ed è quello che dice qui: e perfino i cani venivano a leccare le uccelli. Questi cani sono le altre nazioni, ok? Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo, ok? Morì anche il ricco e fu sepolto. Quando moriamo, e qui hanno aggiunto una parola che non c'era, perché loro vogliono farci capire che c'è l'inferno. L'inferno che si parla è sempre qui sulla terra, ok? Dopo la morte torniamo al nostro creatore Yahweh, ok? Veniamo giudicati subito. Se tu hai fatto il male, il Padre ti fa rincarnire, tornare, ok? E ti fa pagare per tutto quello che hai fatto. Ecco perché vedete delle persone nate senza mani, senza piedi, senza occhi, senza queste cose qui. Questi sono i giudizi del Padre. O vedete alcuni nati proprio in una povertà assurda, proprio che non hanno neanche da mangiare. Questi sono i pagamenti del Padre, ok? Coloro che capiranno, intanto questa verità non è per tutti, ok? Questi sono i giudizi del Padre, ok? Ed è la stessa cosa, infatti qui sta dicendo sono morti tutti e due, ok? Sono morti tutti e due, sono tornati davanti al Padre, e l'uomo ricco ha visto che quello che credeva sulla terra non lo è proprio, ok? Ha visto che il povero Lazzaro era proprio il vero stirpe, buongiorno, era proprio il vero stirpe del Padre, era un uomo giusto, e ha visto che è stato malvagio tutta la sua vita. Che cosa succede? Andiamo avanti a leggere. Vangelo di Luca capitolo 16 versetto
versetto 23. E nell'Ades, essendo nei tormenti, ok? Alzò gli occhi e vidi da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ok? Perché quando torna nella vita, il padre lo mette proprio nella posizione brutta e cattiva di tutto quello che ha fatto nella sua vita. Ok? E chiedeva a questo uomo povero che mangiava sotto il suo tavolo di intingere il dito dentro l'acqua per dargli un goccio d'acqua per rinfrescarsi. Ok? E questa è una parabola di come andrà a finire. Il così chiamato il Caucaso, l'uomo bianco che comanda al giorno d'oggi, che sono le famiglie dei malvagi, dovranno pagare per ogni minima, ogni cosa che hanno fatto, tutta la malvagità che hanno fatto, dovranno pagare per ogni uno. Il padre non li farà scampare. Nel regno loro saranno sotto i tavoli a mangiare le briciole, a chiedere se possiamo dargli un goccio d'acqua. Ok? Questa è la giustizia che si legge nel libro di Apocalisse, capitolo 13, 10, e dice: questa è la pazienza dei santi, ok? Coloro che conducono in schiavitù andranno anche loro esso in schiavitù, ok? Questa è la pazienza dei santi, e noi siamo pazienti, aspettiamo. Ecco il motivo perché non cerchiamo carriere qui, anche perché sappiamo per avere carriere e robe varie, dobbiamo venderci a questo sistema qui, ok? Dobbiamo lasciare la nostra promessa del Padre e seguire le calunnie, la malvagità dell'uomo bianco, ok? Del così chiamato l'uomo bianco. Perciò questa parabola è molto molto profonda, ok? E poi, per non andare troppo, cosa succede se volete leggere tutto il resto? E chiede a padre Abramo se può mandare qualcuno a dire agli altri che guardate che qui le cose sono diverse. E così chiamati negri, nativi americani e latini sono i veri figli di Israele, ok? Ma il padre dice no. Infatti, se guardate, è morto da poco il principe, o come si chiama, il marito della regina d'Inghilterra. Quello è della classe altissima dei malvagi. Ok? E noi crediamo attraverso lo spirito che questa faccenda, questa cosa è successo. Lui è morto, è apparso davanti al padre Yahweh, ha visto le cose che questa gente che hanno preso in schiavitù tutta la loro vita, questa gente che li hanno avvelenato le acque, il cibo, e hanno cercato sempre di sterminare, sono i veri figli del padre. E lui ha visto la fine che andranno a fare, una schiavitù proprio durissima, ha visto la fine. E lui sta cercando di pregare il padre a mandare qualcuno a dire ai suoi altri, alla sua moglie, la regina d'Inghilterra e tutti gli altri, di svegliarsi, di non fare più questa malvagità, che stanno trattando male i veri figli del padre, ok? Ma non gli verrà permesso. Deve tornare nel regno come schiavi. È molto profondo questa parabola qui. Spero che riuscite a capire proprio il concetto. Lazzaro rappresenta i figli di Asharala, ok? I cani che le cavano le sue ferite rappresentano tutte le altre nazioni che hanno approfittato della sua schiavitù, ok? E l'uomo ricco rappresenta Esaù, che questo è il suo regno adesso, ok? E noi aspettiamo il ritorno del nostro Mashiach, Yahawashai, a salvarci, ok? E tutti coloro che ci hanno preso schiavi saranno i nostri schiavi. Il padre è giusto, ok? Il padre è giusto. Siamo noi uomini che siamo malvagi,
Ecco perché siamo qui ogni settimana per chiamare il resto dei nostri fratelli di svegliarsi. C'è poco tempo, stanno succedendo cose molto veloci. Abbiamo visto ultimamente, perché ogni settimana che passa le cose si riscaldano sempre tra la Russia, Cina, America. E noi stiamo vedendo proprio l'arrivo di questa terza guerra mondiale, okay, che causerà, come si dice, così chiamato l'inferno, il lago di fuoco, ok? Il lago di fuoco che si dice lì, si intende proprio il fuoco attraverso le bombe nucleari. E coloro che i loro nomi non sono scritti nel libro della vita, bruceranno dentro quel fuoco là, ok? Bisogna temere il Padre, Yahweh, perché se temiamo il Padre, faremo la sua volontà, non la nostra volontà, e saremo salvati da quello che sta per arrivare. La stessa cosa che è successo durante i tempi di Noè, ok? Ma questa volta ci saranno 144.000 Noè e una grande moltitudine, un terzo della casa di Asharala a seguire, che saranno salvati. Noi preghiamo ogni giorno affinché il Padre Yahweh Hashem Yahweh Shai possa fare sì che siamo tra quei numeri là, ok? Perché il Padre è terribile. Il Padre non è tutto come la Chiesa spiega, un buono, non fa mai male. No. Il Padre fa sia il bene e il male. Il Padre fa tutto. Perciò dovete svegliarvi, non c'è molto tempo da perdere. Ok? Yahweh Shai tornerà come un ladro, proprio all'improvviso, quando non ce ne aspettiamo meno. Ok? Siamo stati dati dei segni per capire i tempi dei suoi ritorno e noi stiamo vedendo tutte le profezie che stanno avverando. Ora hanno creato anche il così chiamato chip, no? Che non voglio nominare, che metteranno assieme al veleno che vi iniettano. Ok? Il marchio della bestia è qui già. Coloro che non conoscono questa verità saranno le vittime, cadranno nelle mani dei malvagi. Spero che questa lezione è stata edificante e voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahweh Vahashem Yahweh Shai Vahashem Burka Kodash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala, che vuol dire Israele, che sono sparsi nei quattro punti della terra. E i veri figli di Israele sono i così chiamati negri, nativi americani e le latini. E sappiamo attraverso le scritture che avremo anche tanti figli di Yasharala che saranno proprio come il così chiamato uomo bianco, perché hanno mescolato la loro stirpe con tutte le nazioni. Ok, è lo spirito che detesta. Detto questo, spero che siete stati edificati. E pace e saluti a Yasharala. Alla prossima. Shalom.